Buonasera, bentrovati da Roberto Bonfantini, collegamento eccezionale perché siamo in linea con il presidente del Rimini, Alfredo Rota, per farci raccontare un po' quello che è accaduto soprattutto nella giornata di ieri, ma anche in quella di oggi, perché mi sembra, presidente, di vederla allo stadio. Esatto, sì, sono allo stadio. Buonasera a tutti. Buonasera, allora, andate un po' a controllare come procedono i lavori. Esatto, sì. Allora, partiamo dalla giornata di ieri perché è stata una giornata piuttosto significativa. È stata una giornata nella quale sappiamo, insomma, il Rimini ha avuto dei contatti seri con Massimo Gadda nell'arco della giornata e poi è arrivata la scelta di riaffidare la panchina ad Alessandro Mastronicola. Però lo faccio raccontare a lei, presidente. Sì, Tamai ieri mattina ha chiamato Massimo Gadda e gli ha chiesto di venire giù a Rimini. Io ho incontrato Massimo Gadda con il suo procuratore presso la mia sede e abbiamo parlato del suo incarico, era definito il suo incarico. E poi in serata sono successe delle cose che mi hanno fatto ripensare sull'avvio di questa collaborazione. E quindi la scelta poi è ricaduta su Alessandro Mastronicola, che ritorna, quindi ritornato perché oggi ha già sostenuto il primo allenamento. Sì. La scelta è ricaduta su Alessandro Mastronicola perché ho preferito concludere questo campionato con lui anche per un discorso di tempistiche, cioè sabato si gioca la prima partita del girone di ritorno e di conseguenza siccome Mastronicola già conosce i giocatori, conosce l'ambiente, conosce tutti i giocatori, ho preferito procedere con lui. È stata questa quindi la scelta, diciamo, che poi ha fatto diciamo cadere quello che invece era stato fatto durante la giornata, ovvero contattare Gadda, arrivare praticamente quasi alla definizione, perché insomma mi risulta che fosse già quasi allenatore in pectore, insomma, del Rimini. Quindi questa sì, è stata la scelta. Abbiamo parlato del suo compenso, abbiamo parlato di quello che chiaramente lui voleva a livello economico. La richiesta era accettabile, non, di sicuro non è saltata la trattativa per una questione economica. Io con Mastronicola mi ero lasciato in ottimissimi rapporti e di conseguenza ho riflettuto sulla scelta e ho preferito contattare Mastronicola, che l'ho contattato fra l'altro alle 8 di sera. E lui ha detto subito sì? Lui ha detto immediatamente sì. Siamo in sintonia con Mastronicola, non avevamo discusso, c'è la massima stima, il massimo rispetto e quant'altro. Di conseguenza Mastronicola, come ha ricevuto la mia chiamata, che fra l'altro mi ha detto che se l'aspettava il giorno prima, lunedì, se la sarebbe aspettata, quando è arrivata l'ha gradita, ecco, non è che cioè, ha accettato molto volentieri. Invece i rapporti, l'avevamo capito già dal giorno dopo, insomma, le sue dimissioni, non erano rimasti buoni con il direttore sportivo Tamai, che questa mattina ha rassegnato le dimissioni. Era evidente, insomma, che i due non potessero più convivere, insomma, nello stesso club. Sì, assolutamente. Tamai, me l'ha detto, a questo punto è necessario che io mi faccia da parte.
e stamattina mi ha voluto incontrare e mi ha comunicato di voler dare dimissioni. C'è un po' di dispiacere nel lasciare, insomma, il suo primo direttore sportivo? Ma c'è un po' di dispiacere in generale per tutte le situazioni che si sono create, per i risultati della squadra, per il clima che si respira, c'è un po' di dispiacere in tutto, complessivo, ecco. Spero presto che si torni ad avere un po' di serenità, che è quello che serve ai giocatori per poter concentrarsi in campo. Ricchiuti e Bonetti torneranno nei loro vecchi ruoli, il primo da allenatore, il secondo sì, sono già tre, giustamente, vero, da responsabile del settore giovanile. Sì. Ecco, che cosa vi siete detti con Adrian e con Ivano Bonetti? Con Adrian mi ha ringraziato per l'opportunità che gli era stata data ed era felice anche lui di tornare ad allenare i suoi bambini. Con Bonetti anche, dice Press, rispettiamo le sue decisioni e continueremo il lavoro che avevamo iniziato con il settore giovanile. Di conseguenza si dedicheranno a tempo pieno ai bambini e poi oltre ai bambini ci sono anche dei ragazzi, dai. Beh certo, sì, anche quello un po' più grande. Sì. Il ritorno di Alessandro Mastrangelo in panchina comporta, diciamo, quasi in automatico la messa fuori rosa di Abel Gigli, del difensore con cui c'era stato quell'acceso, chiamiamolo diverbio? È inutile negarlo. Anche lì stiamo cercando di trovare un accordo con il giocatore in modo tale di accontentare lui e cercare di risolvere la questione. Ciao Adrian! Ecco, saluto proprio di Adrian Ricchiuti. Sì. Ci saranno, a parte l'uscita di Gigli, a questo punto insomma probabile, ci saranno altre uscite in questo mercato, visto che ormai siamo addirittura d'arrivo? Attualmente non ho nessun nominativo. Mastro Nicola non mi ha comunicato nessun'altra uscita. Presidente, è deluso dell'andamento di questo campionato del Rimini? Si aspettava, immagino, qualcosa decisamente, molto di più, immagino. Anche deluso, sono dispiaciuto perché abbiamo dei giocatori di livello, dei giocatori di categoria, qualcuno che ha fatto la C, qualche bravo giocatore che arriva dal settore giovanile, tipo Pecci, Pari e altri, che adesso non me ne vogliano se magari non li cito tutti, di conseguenza c'è dispiacere, ecco, per questa situazione che si è creata. Anche perché sono tanti, quindi sono difficili, sono tanti Andre, giocatori delle giovanili che si sono affacciati alla prima squadra, quindi ricordare tutti, diciamo, facciamo come se l'avessimo fatto. In questo momento c'è un nuovo obiettivo stagionale? Cioè, visto che il distacco dalla Janese e le tante squadre anche che dividono il Rimini dal primo posto sicuramente non fanno sperare nella possibilità di poterlo agguantare? Il primo posto è chiaro che, guardando la classifica, è inimmaginabile poterlo raggiungere. Di conseguenza noi affronteremo, i ragazzi affronteranno ogni partita cercando la vittoria. Poi se noi le vinceremo tutte e magari qualcuno che adesso è avanti subirà dei rallentamenti, magari, non so, magari riusciamo anche a giocarsela. Per il momento puntiamo ad arrivare il più in alto possibile. Quindi insomma cercare di fare comunque il meglio possibile, tenuto conto che è sempre la maglia a scacchi biancorossi del Rimini. C'è, sì, presidente, in questo momento, oggi 17 febbraio, un errore che non ripeterebbe di quello che è stato fatto dall'inizio, insomma, della sua gestione?
intromettermi nella decisione di Mastro Nicola nelle scelte di mandar via alcuni giocatori. Ho imparato che quando un allenatore fa una lista, dovendo gestirli lui, è giusto accontentare l'allenatore. Si sente di fare una promessa ai tifosi biancorossi che chiaramente in questo momento, insomma, sono un po' frastornati, un po' per quello che succede in campo, un po' anche per questi ribaltoni contro ribaltoni, insomma sicuramente non è un periodo, diciamo, felice, di tranquillità. La promessa è che dalla prossima partita cercheremo di far vivere allo spogliatoio, far vivere alla società la maggior serenità e la maggior tranquillità che deve esserci. Ecco, questa è la promessa. Per quanto riguarda il punto di arrivo in classifica finale, questo è nelle mani dei giocatori e dell'allenatore. La volontà di Alfredo Rota è quella comunque di rimanere presidente del Rimini, di aprire un ciclo, oppure, visto insomma che ci sono sempre delle cordate alle porte che bussano, so che c'è qualcosa anche in questo momento, oppure quella di poter comunque anche cedere il Rimini, insomma c'è qualche possibilità di apertura di trattativa? Ma la possibilità c'è sempre, l'importante è che chiunque mi sostituisca abbia, diciamo, la forza e le garanzie di poter far bene. Io vorrei aprire un ciclo, se però questo ciclo non posso aprirlo, di sicuro la società deve essere lasciata in buone mani. In questo momento c'è qualcuno che bussa alla porta? Interessati alla Rimini Calcio ci sono sempre. Chiamano tutti i giorni, anche quando le cose vanno bene, perché è una società ambita, una società che ha un valore, ecco, una società blasonata. Ecco. Per chiudere, visto che è proprio nello stadio insieme ai suoi ragazzi e so che tante volte, insomma, tante scelte sono state fatte proprio per affetto, perché si è legato immediatamente a questi ragazzi, e alcuni so, perché mi è stato detto, che non avrebbe voluto neanche far partire, e anche da lì anche l'errore che mi diceva prima per quanto riguarda alcuni giocatori. Che cosa ha detto oggi, ragazzi, visto che adesso è stata riaffidata la gestione tecnica ad Alessandro Mastro Nicola? Hai detto qualcosa di particolare? Ai ragazzi ho detto di pensare adesso al gioco, di pensare ad allenarsi e di scendere in campo ogni domenica con la serenità con la quale devono scendere in campo. Allora noi ringraziamo il presidente del Rimini, Alfredo Rota, per questo collegamento, per questa intervista. Grazie presidente. Grazie a lei, grazie mille. E in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Speriamo che possa portare un po' di soddisfazione in più. Sì, i tifosi se lo meritano. Esatto.